tutti domande, quindi mi sembra di capire, ok. Non ha niente in contrario, sì. Vogliamo iniziare da Jacopo, che era in grande forma, l'ho visto. Vai, Jacopo. Sì, pure io. Buongiorno, Riccardo. Allora, innanzitutto ti chiedo come state vivendo questo, che è un momento, probabilmente tu da quando sei a Teramo mai avevi visto un Teramo così in alto in classifica. Ecco, come lo state vivendo, e se a distanza di sei partite, se sei partite fa, pensavate di essere a 14 punti? No, no, di certo non ce l'aspettavamo, però quest'anno lo scorso c'è la mentalità. Abbiamo una mentalità diversa, però mai avremmo pensato che le prime sei partite a 14 punti. Ania? E che momento è per te? Sei partito titolare per la prima volta domenica, ma come ti stai trovando con queste nuove modalità di lavoro di Paci, nello specifico per quel che ti riguarda? Ecco. Beh, di certo è molto duro come lavoro, però come si vede in campo ci lo ritroviamo la domenica. Walter? Riccardo, spendimi qualche parola in più su di te, perché io non ho capito ancora se sei un esterno offensivo o un trequartista o una mezzala o uno dei due. Dove vorresti giocare se la squadra la facessi tu? Io esterno a destra, però mi adatto. Mi adatto sempre, perché se manca qualcuno va bene anche trequartista, va bene esterno destro, sinistro, punta, non fa niente. Ti sei calmato un po' in campo con le tue proteste? Sì, sì, dopo l'ultima volta. L'ultima, era l'ultima dei playoff? Sì, sì, dopo l'ultima volta ho smesso. Ok. Gaetano. Sì, Riccardo, ciao. Ti chiedo, sul piano personale, ecco, l'aiuto dei giocatori più esperti in questo momento, quanto è importante per te e per gli altri giovani della Rosa? No, è molto importante, perché anche quando sbagliamo non ci crediscono, ma ci dicono parole di conforto per farci crescere mentalmente anche. Quindi è molto importante il loro aiuto. Giusy? Sì, buongiorno Riccardo. Senti, io volevo chiederti questo. Domenica sei stato tra i migliori in campo, addirittura hai sfiorato anche il gol in due circostanze. In quella posizione dove sei stato impiegato a ridosso della punta, è quella la posizione più naturale per le tue caratteristiche? E poi, insomma, in questa annata cosa c'è di diverso dallo scorso anno? Beh, di diverso c'è la mentalità, soprattutto. C'è il voler fare il salto di qualità. Anche perché gli ultimi anni sono stato in panchina, quindi è arrivato il momento di fare questo salto di qualità, diciamo. Quindi quest'anno hai più spazio, perlomeno sì, da quello che dice la società, spazio ai giovani, e quindi per te è l'anno buono. Sì. E domenica ti sei messo in evidenza, quindi sei soddisfatto della tua prova? Sì, volevo fare meglio, però sono soddisfatto. Sono soddisfatto del lavoro di gruppo, diciamo. Paolo, vuoi completare il giro? Fai domande, Paolo Marinucci, altrimenti riprendiamo. Buongiorno Riccardo, io volevo chiederti quanta fiducia senti rispetto anche all'anno scorso? Quanta fiducia ti dà Mister Paci? No, no, rispetto all'anno scorso mi dà molta fiducia, mi parla sempre, quindi sono molto contento di questo. Jacopo, riprendiamo il giro. Jacopo non c'è, eh? Abbiamo perso. Potete andare avanti, potete andare avanti. Volevo chiedere a Riccardo, visto che aveva parlato di salto di qualità che vuole fare, che cosa alcuni anni fa eri uno dei prospetti più interessanti della primavera della Roma. Dopo che cosa è successo? Mi sono lasciato un po' andare, diciamo, anche mentalmente. E quindi sono andato giù. E sei arrabbiato con te stesso per questa cosa? Molto. Walter? No, volevo capire che cosa vuol dire essersi lasciati andare e che cosa vuol dire non farlo mai più. Ho capito gli sbagli che ho fatto, nel senso mi sono lasciato andare, nel senso che prima di arrivare lì ero tutti i giorni costante. Poi una volta i primi allenamenti in prima squadra ho mollato un po' la presa, diciamo. Adesso no. Adesso no.
Ho finito, ho dato già. Gaetano. Se, ti chiedo se già avete incominciato un po' a parlare della gara di sabato con la Paganese, che tipo di partita ti aspetti e se giocare senza pubblico in trasferta in questo girone vi sta un po' aiutando anche insomma i più giovani, anche un po' nel crescere come squadra? Sì, sì, un po' ci aiuta, però l'aiuto del pubblico è molto importante anche per noi in casa. Anche una palla recuperata, senti il boato del pubblico, quindi spero che questa situazione si sblocchi molto presto. Giusy e Paolo, a chiudere. Sì, Riccardo, un'ultima cosa. Ipotizziamo che tu domenica sia di nuovo in campo dal primo minuto. Sulla carta questa trasferta contro la Paganese dovrebbe essere alla portata del Teramo, non difficilissima guardando la classifica. Beh, tutte le partite sono difficili perché ci si mette anche il campo, ci si mette anche l'aggressività dell'altra squadra, ogni partita è diversa. Paolo, oppure chiudiamo qui? A posto così Marco, grazie. Va bene, allora, con Riccardo dovrebbe arrivare. Ciao Riccardo. Arrivederci. Ciao Riccardo. Grazie. Grazie. E comunque a compendio Conte ha rotto Lucas. Avete un allenatore comodo. Ma Giusy oggi batte tutti, sta in tribunale addirittura, in un'aula di tribunale a fare il collegamento Zoom. Eh sì, purtroppo perché ho avuto una discussione... Ho riconosciuto le sedie. Sì, ho avuto una discussione dopo le 12, che poi però tra l'altro il giudice, il dottor Biscardi, non ce l'ha fatta discutere, e quindi di conseguenza non ho fatto in tempo a rientrare in studio, perché sono in tribunale. Come è andata la causa? No, è stato semplicemente rinviato. Aldo Biscardi. Un impedimento. Bene per l'avvocato questo. Quando rinvia la parcella aumenta. Invece ci arriva un'altra volta. L'udienza di rinvio non viene pagata, però manco le spese. Manco le spese? No, l'udienza di rinvio. Hai sentito che ci sono due casi Covid in tribunale, vero? In cancelleria. Sì, però è tutto tranquillo, qui si va con la mascherina, l'igienizzazione, la distanza. Io sono negativo, quindi sono. Sì, comunque ho sentito che ci sono dei casi, però insomma, non ci dobbiamo allarmare più di tanto, bisogna continuare, non ci si può fermare, secondo me. Come se state dando buone. Sono isolati. In questo momento? Come? Lo scranno del giudice, dico? No, sono seduta sui banchi dove riservati ai testi o comunque al pubblico. Il pubblico, il giudice è in camera di consiglio, però non ci sente. Forse. Ci sente fino a che non esce Biscardi. No, ho chiesto il permesso se potevo fermarmi qui. Lui mi ha detto ci può anche pranzare, mi ha detto avvocato. Quindi mi ha dato la possibilità di collegarmi. Così è deciso, l'udienza è tolta. Ancora no. Agna, come sta Donnarumma? Sì, mi sono accorta dalle sedie. Spero bene perché Tata Russanu è l'incubo delle giornate. Però era la prima volta che giocava. Dai. Hai detto niente. L'anno scorso Padelli visto ti ha regalato il derby. Oh, ragazzi. Chi? L'anno scorso Padelli vi stava regalando il derby. Hai detto bene, vi stava. Stava. Cosa giusta. Cosa giusta. Tata Papera. Ma dai, su. Paperusanu. Vabbè, le faceva pure... Dove stava? La Fiorentina? Ne faceva pure alla Fiorentina. Oh, ma stasera c'è un ottimo Juventus Barcellona. Sì, sì. Vabbè, ma senza Ronaldo è. Comunque, scendiamo in campo. Effettivamente, guarda, l'unica cosa buona che avete fatto negli ultimi anni è comprare Ronaldo perché. No, purtroppo Ronaldo non è come Hakimi che si negativizza in due giorni. Così, non si sa neanche come. Oh, guarda, se si doveva negativizzare per fare quella partita là era mica se state alla casa, proprio in isolamento, UK, belle Darmian. Ma noi ce la faremo anche senza Ronaldo, ce la faremo. Sarà dura, ora se n'è andato pure Bartomeu, saranno gasati. E infatti. Vabbè, comunque, devo dire che negli ultimi anni alla Fiorentina avete imbottiti di soldi per Zubbedone. Ciao! Ciao! Ciao!
Ah, ciao Facciolini. Andrea Galli. Ciao Facciolini. Ciao. Ciao Jacopo, ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao. Comunque mi stava ciao, ciao. Vede che non è un cadaniere fare Facciolini. Ciao Elisa, ciao Daniela. Ma si può votare pure in Lega Pro se si può fermare sto campionato? Magari. Ieri no, mi stavo, ho fatto un tifo per la sospensione della Serie D, niente da fare. Bello, mi volevo vedere la domenica l'Inter, niente da fare. Io faccio in tempo a tornare a casa, se stiamo qua. Anche io, quasi quasi. Oppure puoi fare le domande on the road. Così, segnalata alla polizia stradale. Quando viene messo il video su YouTube. Te devi parlare, non devi guardare. No, io tra un po' rischio che il giudice esce dalla camera di consiglio. Il bomber! Attenzione, c'è il bomber. Il bomber. È arrivato, no, è arrivato il bomber. Vabbè, bomber, ti puoi togliere la mascherina. Esatto. Carlo, sei da solo. Ci puoi far sentire in diretta poi l'esito del processo, va bene, lo mandiamo. No, è solo la lettura delle sentenze. No, è la sentenza in diretta. Vabbè. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, seguiamo la scaletta di prima, iniziamo da Jacopo. Sì. Sì. Carlo, io innanzitutto ti faccio i complimenti, non tanto per i due gol, ma perché ho visto quasi tutte le partite del Teramo quest'anno e l'ho anche scritto. Secondo me Carlo Ilari è il giocatore più determinante per lo sviluppo in fase difensiva e offensiva di questa squadra. Ho esagerato? Ma no, io intanto ti ringrazio. Io quello che penso è che abbiamo un'armonia di squadra sicuramente, quindi è ovvio che ognuno ha dei propri compiti ed è normale che da esterno qualcosa bisogna creare in fase offensiva e siamo i primi comunque a fare delle uscite difensive che siano sui terzini o sui quinti, insomma, avversari. Quindi è normale che ci debba essere appunto questa cosa dell'essere determinanti sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Ma questo è comunque condiviso anche con gli altri, perché poi anche i centrocampisti hanno le loro scalate, devono creare gioco, quindi è normale, ognuno ha il proprio compito, il proprio ruolo, e quando poi le cose vanno bene il merito è di tutti quanti e non solo dei singoli, ecco. Ania e poi Walter. Carlo, tu sei il capocannoniere di questa cooperativa del gol che c'è da inizio stagione, no? Un concetto che anche l'anno scorso Bruno Tedino aveva provato a far passare e a mettere in campo, cosa che poi non è accaduta. Come mai con un anno di distanza invece sta riuscendo praticamente quel progetto che era anche l'anno passato, ecco, seppur con modalità differenti? Ma come dicevo prima, c'è una un'armonia di squadra che penso si sia vista, insomma, ci conosciamo molto di più e quindi è normale che sappiamo come muoverci e come gli altri magari vogliono la palla, come gli altri interpretano un'uscita difensiva piuttosto che un'uscita con la palla al piede, quindi ci conosciamo decisamente meglio e quindi questo è sicuramente un vantaggio. Poi è chiaro che ci sono dei concetti che il mister ci chiede e quelli cerchiamo di riportarli in partita ed è ovvio che quando riescono vengono fuori delle belle azioni e noi appunto le proviamo durante l'allenamento affinché appunto riescano in partita e secondo me, insomma, abbiamo sia in fase di possesso che in fase di non possesso delle nostre idee e le porteremo avanti, ecco. Io credo che sia parzialmente vero quello che ci sta dicendo Gablo, che saluto, perché non è solo una questione di conoscerci un po' di più. C'è molto di più in questa squadra del conoscere un po' di più. C'è tutto quello che non c'era l'anno scorso. Te escluso, ma non lo dico perché sei qui, perché l'unico sufficiente pieno della scorsa stagione, tranne qualche altra eccezione, sei stato proprio tu, che hai trovato forse la consacrazione di questa squadra, che sa molto di Ilari, perché sapete sacrificarvi, perché pressate come io non ho mai visto a Teramo. Cioè, sono tanti, tantissimi gli ingredienti diversi. E in questo contesto ti stai forse esaltando anche tu, che alla fine dell'anno qualche altro gol ce lo regalerai.
No, quello me lo auguro per me e per la squadra soprattutto. Speriamo, insomma, di regalarcelo tutti, anche perché stiamo andando un po' tutti a segno, e quindi vuol dire che la fase offensiva viene fatta da parte di tutti, e quindi ognuno ha le proprie armi, chi con il tiro da fuori, chi con l'inserimento, quindi dobbiamo sfruttarle tutte. E per quello che dicevi te, sicuramente c'è un'idea condivisa, c'è un sacrificio da parte di tutti, e è chiaro che quando le cose vanno bene poi ti viene ancora più voglia, no? di fare, come posso dire, di provare appunto quello che proviamo in allenamento, e ti viene ancora appunto un azzardo, cioè provi delle cose anche diverse da quelle che vengono. Sì. E quindi sì, c'è quella voglia lì, c'è quella voglia di far bene, però siamo anche consapevoli del fatto che arriveranno anche momenti difficili, e questa mentalità, questa voglia di fare ce la dobbiamo ricordare, e anzi dobbiamo averne ancora di più, perché quando arriveranno i momenti difficili dobbiamo essere ancora più bravi. Quindi continuiamo a lavorare su questa mentalità per migliorarci quotidianamente, e insomma consapevoli del fatto che in questo momento le cose stanno andando, ma pronti affinché quando le cose magari gireranno non proprio così bene, a farci trovare pronti con la giusta mentalità. Gaetano e Giusi? Sì, ciao Carlo. Ciao Gaetano. Ti chiedo se nella posizione dove stai giocando adesso stai trovando un po' lì la tua consacrazione, diciamo. Io ti dico sinceramente, mi trovo molto bene, e è chiaro che è un ruolo diverso, insomma, da quello in cui mi avete visto e ho giocato anche l'anno scorso, però da parte mia c'è sempre la voglia di mettermi alla prova e di fare appunto quello che mi viene richiesto dal mister, e cerco di farlo nel modo giusto, sia nella parte offensiva che in quella difensiva. È ovvio che ho delle caratteristiche diverse sia dai miei compagni che da altri magari esterni, però io sono consapevole del fatto che se c'è un'armonia di squadra, se c'è un lavoro collettivo, il lavoro dei singoli poi si esalta in qualche modo, quindi che può essere un inserimento piuttosto che una palla portata, palla al piede, insomma ci sono cose diverse, e secondo me è una squadra che si completa questa qui, abbiamo tante possibilità, e quindi io mi trovo molto bene, perché poi tenendo molto spesso la palla e soprattutto nella metà campo offensiva è la cosa che mi piace di più e che penso mi riesca meglio, quindi sono molto contento così. Senti Carlo, buongiorno, affrontiamo il tema prossima gara, affronterete la Paganese in trasferta, una squadra che non mi pare parta con i favori del pronostico, comunque non ha grandi ambizioni, per un Teramo forte che è imbattuto, che vuole continuare la striscia positiva. Quindi in chiave tecnica che gara ti aspetti? No, ma io mi aspetto una gara difficilissima. Abbiamo visto che nonostante insomma ultimamente abbiano avuto delle difficoltà, sono andati a vincere 3-0 fuori casa con la Turris, quindi sarà una squadra galvanizzata da questa vittoria e che sicuramente vorrà far bene in casa. E noi dobbiamo farci trovare pronti, perché sarà una battaglia e dobbiamo cercare di attaccare come facciamo sempre, senza sbilanciarci troppo, perché insomma sappiamo che in ripartenza possono essere molto, molto fastidiosi, e quindi mi aspetto davvero una battaglia sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello caratteriale, quello della voglia di vincere, e quindi ci stiamo preparando appunto per cercare di far bene. Paolo? Ciao Carlo, ben rivisto. Ciao. Allora, dopo la partita con la Paganese osserverete un lungo periodo di pausa prima della trasferta a Catanzaro. Questo stop, diciamo, forzato sarà buono per voi per ricaricare le pile, oppure può essere un po' pericoloso visto il buon momento che state avendo?
Ma io, insomma, la cosa non si può cambiare, quindi dobbiamo farlo buono, cioè rendercelo buono. Dobbiamo cercare di recuperare magari le energie e farci trovare pronti a quello che sarà poi il Tour de Force che andremo ad affrontare, perché chiaramente poi si giocherà ogni 3 giorni, quindi dobbiamo farci trovare tutti pronti e magari può essere un ottimo momento per recuperare le energie e provare cose magari che in questi ultimi giorni non riusciamo a provare perché abbiamo appunto partite ravvicinate e insomma dobbiamo fare di necessità virtù e quindi cercheremo di sfruttarlo nel miglior modo possibile. Secondo giro, Jacopo. Sì, Carlo, io ti volevo chiedere se tu hai fatto tanti ruoli, hai giocato anche più avanzato a San Benedetto, hai giocato da interno, mi ricordo a Sant'Arcangelo, hai giocato da interno a Teramo, hai fatto tantissimi ruoli. Questo pensi che sia quello che ti si addice di più, che ti si addice maggiormente? Io penso che mi si addica soprattutto per il fatto di giocare nella metà campo offensiva, la voglia di giocare appunto con una squadra alta, con un pressing offensivo e quindi senza avere tanto campo da attaccare poi magari per insomma senza andare troppo partire dal basso, ecco. E quindi è normale che volendo molto spesso la palla, giocando molti palloni e rimanendo nella metà campo offensiva, penso che sia il mio gioco a prescindere dal ruolo, ecco. Quindi sicuramente combacia con le mie caratteristiche e questo chiaramente è un vantaggio per me e appunto sono felice di come stiamo giocando e di come il mister ci vuole in campo, quindi a prescindere, come dicevi te, dal ruolo di esterno piuttosto che tre quarti, piuttosto che mezzala, è il modo di giocare appunto che combacia con le mie caratteristiche. Allora, c'è Ania, altrimenti Walter, non so se Ania... Per me va bene così, Marco. Allora, Walter... Io volevo chiedere ad Ilari se lo strapotere fisico di questa squadra sia frutto della buona classifica e quindi di uno status mentale assolutamente positivo o se effettivamente è stata fatta una preparazione tale da permettervi di andare in pressing un po' scaduto in 3 anche sul 2-0 al nostro favore. Io ti dico che secondo me è perché abbiamo fatto una buona preparazione, perché settimanalmente ci alleniamo molto bene. E, insomma, il lavoro si fa sentire e ci stiamo anche adattando, perché all'inizio abbiamo fatto molta molta fatica, sono sincero, nel senso che non eravamo magari abituati a determinati carichi di lavoro e poi magari venivamo da un lungo periodo insomma dove siamo stati fermi, abbiamo ripreso, poi ci siamo rifermati. E io penso che sia appunto il lavoro che stiamo facendo e gli allenamenti che facciamo quotidianamente che ci portano appunto ad avere sia la mentalità della pressione costante collettiva e sia appunto la resistenza di farlo fino alla fine. Allora, recuperiamo Ania e chiudiamo con Gaetano, visto che Giusy non fa altre domande e Paolo è uscito. Vai. Per me è ok, per me è a posto così. Gaetano, vuoi chiudere tu? E Carlo, una curiosità, sei tra i giocatori più esperti della Rosa, ti responsabilizza avere anche un po' un ruolo di guida per i più giovani? Ma sicuramente, ti dico che non mi è capitato poi così spesso, è chiaro che l'età avanza, quindi è normale che piano piano si diventa più vecchi, però ci sono tanti giovani interessanti e sta a noi un po' più grandi fargli capire appunto quello che deve essere la mentalità a Teramo e quella che deve essere la mentalità di un calciatore professionista. Insomma, stiamo cercando di farglielo capire e comunque ci sono dei ragazzi veramente intelligenti e interessanti sotto tutti i punti di vista che sicuramente faranno grandi cose. Quindi siamo contenti di averli con noi e cerchiamo di trasmettergli quello che possiamo. Ma sicuramente sono veramente bravi, quindi c'è solo da incoraggiarli, ecco. Ok, grazie allora. Adesso... Grazie, ciao, Carlo. Ciao Carlo. A tutti, ciao, buona giornata ciao. A tutti, ciao. Grazie. Grazie, ciao. Grazie a tutti.
Chi c'è ora? Di Francesco. Francesco? Ma ha giocato domenica? Sono già sì, è entrato. Buongiorno a tutti. Okay. Buongiorno. Ciao Davide. Ciao, ciao. Ciao Davide. Vai Jacopo. Ciao Davide, ben rivisto. Io ti chiedo se, considerato l'inizio fulmineo che ci avevi mostrato con il Palermo, quell'ingresso e gol dopo 4 secondi praticamente, ecco, ti aspettavi poi di avere un pochino più di spazio oltre che i subentri? Sì, in realtà sì, però penso che, cioè, sono felice di come sta procedendo, anche se non sto giocando tantissimo, sono felice dei risultati di squadra e anche personali. Poi ovviamente ti mentirei se ti dicessi che sono soddisfatto, ovviamente poi io sono una persona molto ambiziosa, quindi... Però sono contento di quello che stiamo facendo, di come ci stiamo allenando e dei risultati che stiamo avendo per il momento. Ania? Senti Davide, parlando un po' di sabato, avete già visto qualcosa della Paganese? Tu nello specifico hai già visto, insomma, quello che è stata la domenica, la prima vittoria contro la Turris, tra l'altro non un'impresa facile. Cosa ne pensi? Ancora non abbiamo visto niente, sicuramente ci aspetterà una battaglia in un campo che sappiamo che è difficile e speriamo di arrivare pronti. Walter? Guardando il ragazzo, apprezzandolo per quello che dice. A me piace quando uno dice vorrei giocare di più a 19 anni, a 18 anni, sinonimo di carattere. Però devi essere altrettanto bravo nel comprendere che tutte le occasioni che ti arriveranno saranno utili a mettere in difficoltà Paci. Il carattere è essenziale nel ruolo di... Tu sei ancora giovanissimo e bravo, quindi io ti invito a insistere nella convinzione, è un consiglio più che una domanda, nella convinzione che riuscirai con questo carattere. Non fare quello che ha fatto Kappa, insomma, che ci ha detto che aveva mollato un po' e poi si è ripreso. Tu non mollare mai, io sono sicuro che farai buone cose. Assolutamente. Io, essendo il più piccolo, sto zitto, lavoro sodo e ogni minuto che gioco devo sfruttarlo al meglio. Gaetano e poi Giuse. Un saluto Davide, ciao. Ti chiedo, a livello personale hai detto che sei un giocatore ambizioso, ma a livello di squadra, secondo te in questo momento è giusto essere ambiziosi oppure sei tra quelli che tiene un po' i piedi per terra e guarda di gara in gara? Allora, secondo me dobbiamo guardare di gara in gara perché, visto che adesso abbiamo comunque ottenuto dei risultati positivi, ogni partita sarà sempre più difficile perché l'avversario sicuramente si preparerà meglio e dobbiamo pensare a partita e un passo alla volta. Secondo me solo così riusciremo a, magari chissà, a fare delle grandi cose in futuro. Non dobbiamo né montarci la testa né essere presuntuosi, dobbiamo continuare a essere umili come abbiamo sempre fatto e spero, ovviamente bisogna essere anche ottimisti e sperare nel meglio. Ciao Davide, senti, la forza di questo Teramo è lo spogliatoio, un gruppo unito, coeso, e allora ti chiedo cosa i più esperti, i giocatori più anziani vi stanno dando a te personalmente, sia a livello tecnico, a livello anche psicologico, della mentalità? Sì, è uno spogliatoio molto, molto importante secondo me, perché quando si scherza, ma quando ci alleniamo c'è la massima serietà e ovviamente io cerco di guardare quelli più esperti che per me sono un esempio per come si allenano, per come affrontano la partita, gli allenamenti e la giornata. Quindi anche sotto questo punto di vista sto cercando di crescere il più velocemente possibile. Il mio è un processo, essendo giovane, spero quest'anno il mio obiettivo è di migliorare giorno dopo giorno e arrivare verso la fine del campionato a essere un giocatore importante per questa squadra. Secondo giro con...
Jacopo. Posso chiederti, Davide, se c'è un modello di calciatore a cui ti ispiri anche per le caratteristiche di gioco che hai? Sì, ci sono Chiesa della Juve e Ribéry, mi è sempre piaciuto sin da piccolo, però come caratteristiche guardo molto Chiesa, mi piace molto Chiesa. Mi dispiace. Mi dispiace, Iago, quando da parte. Ania. No, è andata bene, dipende poi dai punti di vista del tipo. A prescindere da ciò, ti sei dato un obiettivo personale, nel senso, quando ti alleni, su cosa dovresti migliorare, su cosa vuoi migliorare? Allora, devo migliorare su tutto, perché si può sempre migliorare in qualsiasi aspetto, secondo me. E l'importante, la cosa principale, penso sia l'atteggiamento che tu hai in campo. E devo migliorare tutto, sia tecnicamente, sia di atteggiamento, fisicamente. E io vengo al campo proprio per migliorare giorno dopo giorno e spero di riuscirci e spero di avere un processo di crescita che mi porti ad arrivare a fine anno pronto per fare un salto di qualità e per aiutare questa squadra e per giocare e per aiutare la squadra e tutti. I calci piazzati ti piacciono? Scusate, sono una curiosità. Come? I calci piazzati ti piacciono? Sono nelle tue corde? In che senso? Battere le punizioni? No, ne ho battute alcune, però non è la mia caratteristica principale, però vedremo, dai. No, io ho un'altra curiosità, devo togliermi, visto che non ho il piacere di conoscere nessuno se non in piattaforma. Hai mai corso i 100 metri e sai in quanto tempo ricorri? No, mai, mai. Non ti è venuto mai la voglia di sapere corro i 100 in 10 e 9? Non mi è mai capitato, purtroppo. Senti, falla sta prova un po'. Ecco, di giusti. Sì, beh, Gaetano, vai tu. No, una cosa a volo, Davide, ti chiedo, c'è un giocatore col quale hai legato di più da quando sei a Teramo? Ho un buon rapporto con tutti, allora io... penso che la cosa che mi piace maggiormente di questa squadra è che comunque sia siamo un buon gruppo nei momenti importanti, poi c'è quando scherziamo, però soprattutto siamo tutti uniti in campo più che fuori, secondo me, e fuori ci rispettiamo, siamo una squadra che lavora sodo e che si aiuta l'un l'altro, quindi mi trovo molto bene sinceramente. Senti, Di Francesco, ti faccio un'ultimissima domanda. Sì. Nell'ordine Teramo, Bari, Avellino e Ternana, sono queste le squadre che lotteranno per la vittoria del campionato? Lo spero, se ci siamo noi lo spero. Poi il Bari sicuramente, secondo me, è la squadra più attrezzata per i vertici della classifica, poi le altre se la giocheranno. Poi non è detto che la squadra più forte vinca, quindi speriamo. Bocca al lupo. Grazie. Per essere un 2-1 diciamo che parla molto bene, no? La scuola è stata utile. Posso chiedere che squadra tifa di Serie A, visto che mancava lui? No, io non tifo. Penso solo alla mia squadra e ho smesso di tifare. Ha una propensione. Simpatizzante. Da piccolo tifavo l'Inter. Oh. Ma vai! Da piccolo ha detto. Il primo grande Di Francesco, titolare tutte le partite, grandissimo. Da piccolo. Poi è rinsavito, ha detto da piccolo, poi è rinsavito. Non fa niente, dopo ci pensiamo noi. Crescita, che non era il caso. Grandissimo. Grazie mille. Ok, ciao ragazzi. Buona giornata, ciao. Gaetano, ciao. Ciao. Tutti quindi. Ciao. Nella Juve, no Milan, nei Yam, su. Mente. Ok, quindi lui è Biero, sono nerazzurri, quindi grandissimo. Domenica metto la formazione titolare, a costo di sbagliare Biero e Di Francesco titolare. Può darsi che indovini, esatto. Va bene. Ciao ragazzi, il file, grazie. Ciao. Ciao.